È piccolo, è bello e suona da paura. Trovalo il coraggio di dirmi che non lo vuoi. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi vi dimostro che non vi serve avere un amplificatore grande, ma vi basta un grande amplificatore. Ovviamente per parlarvene ho bisogno di un ampli adatto. Non tutti gli amplificatori vanno bene. Qui serve qualcosa di speciale. Quindi solo per voi, e poi non dite che non vi voglio bene, sono riuscito ad avere qui un amplificatore che raga, ciao. Quindi solo perché sono riuscito a portarlo sul canale, un like, un'iscrizione me la merito, no? Mi raccomando, ne voglio almeno 1021 di iscrizioni. Di like almeno 1022. Comunque raga, dopo un sacco di tempo sono tornati ad odiarmi, per cui hate your tone. Ovviamente per questo grandissimo ritorno io vado a prendere da mettere nel video uno che mi odia per finta, perché me lo dice anche. Voglio diventare l'hater della settimana. Ci provo, vediamo se superi il test. Gne, non hai recensito i mini humbucker. Gne, il P94. Gne, il piezo. Come ti ho promesso nella risposta al commento, sei famoso! Faccio io l'intervista al tuo posto. Dedico questa vittoria fantastica al mio gatto. Non chiedetemi come ho fatto ad averlo qui, ma è reale, è vero, e adesso ve lo faccio vedere subito perché non vedo l'ora da quando mi è arrivato col corriere. Poche parole e subito unboxing. Friedman BE Mini. È l'ultimo amplificatore di casa Friedman ed è veramente stupendo. Un po' di tempo fa ci ho fatto anche un super spoiler nel gruppo Telegram che trovi qui sotto in descrizione. Se vuoi vederne qualcuno sui prossimi contenuti, ti aspettiamo lì. Non so voi, ma a me solo a guardarlo fa salire la gas a livelli assurdi. Questo ampli è una versione testata da 30 watt di uno dei pedalini più belli che esistono secondo me, ovvero il Friedman BE OD. Quindi, dando un po' per scontato quanto mi piacciono i prodotti Friedman, è facilissimo arrivare alle conclusioni della amore spassionato che provo nei confronti di questo gioiellino. Ho cercato veramente qualsiasi tipo di informazione per potervene parlare al meglio, perché ci tengo tantissimo che quello che voglio dirvi su questo amplificatore passi e si percepisca dall'altra parte. Infatti, quasi per caso, mi sono imbattuto in un'intervista al signor Friedman in persona, quindi vi racconterò nel corso di questo video tutto quello che riguarda questo amplificatore usando anche le sue parole. Sarebbe stato bellissimo averlo qui con noi e farvelo spiegare da lui, ma non è che posso fare tutti i giorni come con Steve Vai. Se non lo guardi, sei un bassista, e se sei un bassista lo guardi lo stesso, se no sei un cantante, e se sei un cantante guardalo. Questo amplificatore deriva dritto dritto dai pedali super famosi e super belli, ovvero il Friedman BE OD e il BE OD Deluxe. Proprio a detta di Dave Friedman, il circuito che c'è all'interno di questa testata è derivato direttamente da quello dei pedali, e già questo dovrebbe bastarci per capire quanto cavolo suoni bene questa testata, perché sì, anche se ci sta in una mano sola, è una testata a tutti gli effetti. Come sappiamo tutti, tanti amplificatori di queste dimensioni, una volta tolti dalla scatola e messi sotto le dita, danno l'impressione un po' del giocattolino, perché magari hanno una struttura in plastica. In questo caso in Friedman hanno voluto fare una testata vera e propria come quelle grandi, per cui il case di questo amplificatore è completamente in legno e si sente. Dave in quell'intervista dice anche che è stata una scelta utile per far percepire la qualità del prodotto a colpo d'occhio, e devo dire che ci sono riusciti alla grandissima, perché raga, solo a guardarlo, come vi ho detto prima, ti fa dire sì, lo voglio. E la cosa bella è che si può avere veramente se si trovasse nei negozi. Il prezzo è davvero accessibile a tutti. Si parla di circa 350 euro. Ovvio, ha comunque il suo costo, ma provate a metterla a paragone con un qualsiasi altro amplificatore Friedman, vi accorgerete che ve lo stanno regalando. Ora vi parlo un po' della sua struttura e poi vi racconto un sacco di curiosità estrapolate proprio da quella intervista con Dave. Per quanto riguarda il pannello anteriore, abbiamo i classicissimi controlli da amplificatore, ovvero volume, bassi, medi, alti, presence e gain. Un paio di curiosità su come funzionano questi potenziometri te le posso dire proprio grazie a Dave. Infatti spiega che i potenziometri dei medi e delle basse sono attivi, per cui enfatizzano le frequenze di riferimento, mentre il potenziometro degli alti e quello del present sono sottrattivi. Questa è sicuramente una bella curiosità per capire come funziona il circuito sia di questa testata ma anche dei pedali, in modo da poter scolpire il nostro suono in maniera sempre più consapevole. Sempre sul pannello davanti troviamo anche due interruttori a tre vie. Uno è il cut, che praticamente, detto in parole
scuole super povere, gestisce la quantità di gain dell'amplificatore. Ti faccio giusto due esempi e te li faccio sentire, così capisci bene. Se uno vuole suonare con questo amplificatore cose molto classic rock, allora può tranquillamente tenere questo switch nella posizione che gli serve e avere un gain complessivo della testata non esagerato e non troppo orientato al moderno. Se invece uno è un metallaro tamarro e vuole la distorsione super cattiva da questo amplificatore, può tranquillamente tenere questo selettore nella posizione che gli serve e tirare fuori tutta la cattiveria del caso. Ovviamente questo switch è stupendo da solo, ma lavora benissimo anche con l'altro interruttore, chiamato tilt. Questo switch infatti va a controllare un po' le frequenze dell'amplificatore. In che modo? Praticamente a tilt basso avremo uno spettro di frequenze più ampio, con le basse decisamente più presenti. E questa cosa è utilissima quando usiamo magari le distorsioni più contenute, più cremose. Mentre al contrario, se il tilt lo mettiamo nella posizione più alta, il circuito andrà a tagliare le frequenze basse per rendere il suono molto più tagliente e molto più chug, cheat, ola. Diciamo che se questo amplificatore facesse parte di un episodio di Will It Chug di Ola, gli basterebbe mettere il gain a metà e il tight nella posizione corretta, e poi il suo video dura 50 anni perché si perde via a suonare 6 milioni di riff in drop C e ciao. Questa cosa potete sentirla direttamente nelle demo che vi ho fatto sentire poco fa. Infatti, nella demo con il cut basso, il potenziometro tight era regolato in modo da avere più frequenze basse, mentre nella demo successiva era esattamente il contrario. Direi che la differenza si sente davvero tanto, ma su consiglio di Dave voglio consigliarvi a mia volta un modo per poter capire sotto le dita e alle vostre orecchie cosa cambia sfruttando questi interruttori se mai vi dovesse capitare di provare questo amplificatore. Personalmente io vi consiglio di cercarlo il prima possibile e metterci le mani sopra per provarlo, perché poi ve lo portate a casa. Dave consiglia, per sentire meglio cosa cambi con questi interruttori, di posizionare il potenziometro del gain esattamente a metà. In questo modo il suono non sarà troppo impastato o troppo compresso da mascherare un po' le differenze tra i diversi suoni, ma ogni sfumatura sarà super evidente a tutti. Detto questo, passiamo velocemente al pannello posteriore, in cui troviamo l'uscita per le casse, in questo caso ottimizzate per 8 e 16 ohm, e qui da parte invece l'FX loop per poter inserire i nostri effetti di ambiente tra pre e finale dell'ampli. Ora sfrutto proprio questa caratteristica per mettere nel loop effetti un pedalino, così vi faccio sentire anche come reagisce questa testata mini all'utilizzo dei pedali più diffusi che esistono, ovvero quelli di Boss. Come vi dicevo, questo amplificatore si mangia benissimo i pedalini sia nel loop effetti sia davanti, utilizzati come boost come in questo caso con il BD2. Ora vi dico la frase che state aspettando dall'inizio del video: che schifo la Strat. No, non ha le valvole. Questo è quello che si chiama solid state amp, ovvero un amplificatore a stato solido, appunto senza le valvole. Al suo interno troviamo, nella parte di preamplificazione, il circuito che deriva direttamente da quello dei pedalini, che sono i suoi fratelli. Mentre per quanto riguarda il finale di potenza, troviamo al suo interno un amplificatore da 30 watt in classe D. Gli amplificatori in classe D di norma presentano dei dissipatori piccoli, molto piccoli, o in alcuni casi non ne presentano affatto. Anche per questo gli ampli in classe D di questo tipo sono particolarmente
indicati per trovare spazio un po' dappertutto. Ecco perché la maggior parte delle testate di queste dimensioni super ridotte, come ad esempio la Orange che abbiamo visto in questo video, hanno al loro interno un amplificatore in classe D. È comodo, piccolo, non surriscalda e non ha bisogno della manutenzione di un amplificatore valvolare, e quindi di conseguenza è anche molto meno delicato. L'unico piccolo difetto che posso dire essere presente su questo amplificatore è che anche con il gain al livello più basso possibile non esiste tirarci fuori un suono pulito. Forse con qualche trick si può fare, ma sono quei suoni che devono piacervi. Sono quei suoni puliti che si sporcano appena appena e che si ottengono con il volume dell'amplificatore bello alto e giocando con il potenziometro del volume della chitarra, ma soprattutto con il tocco della mano destra. Insomma, è quel pulito che se si pesta un po' forte con la mano destra diventa subito, ma subito distorto. È più un crunch che va addomesticato con la mano destra rispetto a un clean che invece va provocato picchiando forte. Se siete dei tipi da clean super cristallini tipo quelli di Petrucci, dimenticateveli. Quindi abbiamo visto per chi non è questo amplificatore. Quindi per chi è questo amplificatore? Per rispondere a questa domanda voglio usare le stesse esatte parole di Dave Friedman, che potete anche trovare in questo video. Questo amplificatore è per chi ha avuto l'occasione di provare i pedalini di Friedman, ma non può permettersi di acquistare uno degli amplificatori più blasonati e quindi vuole un amplificatore Friedman a casa, ma senza spendere una fortuna e comunque mantenendo l'anima Friedman intatta. Oppure potrebbe essere anche per chi ha già un amplificatore Friedman e vedendo questa piccola la versione baby non riesce proprio a resistergli. Dave dice che tantissime delle persone che hanno già amplificatori Friedman si sono semplicemente sciolte davanti a questo BE Mini, perché è uno di quegli amplificatori sia da studio, quindi per studiare e fare pratica, ma anche da utilizzare in altri contesti, essendo comunque da 30 watt. Allo stesso tempo è ottimo come backup. Immaginati che il tuo amplificatore ti lascia a piedi a metà serata. Con questa piccola bestia devi soltanto attaccare il cavo e poi suonare. Ovviamente dipende da che amplificatore usi di solito, ma se risponde alle tue esigenze sonore hai fatto bingo. Raga, io posso solo essere d'accordo con le parole di Dave Friedman. Questo è uno di quegli amplificatori che non te ne frega niente di come suona, anche se suona oggettivamente da paura. Guardatelo, se il vostro occhio cade su di lui è finita. Lo volete, di sicuro lo volete. E non dite che non è vero.